Buonasera e benvenuti. Appuntamento con la Tutto Sport. Le ultime novità per il weekend sportivo con i club che partecipano ai vari campionati con società locali. Una puntatina la faremo in apertura subito sul campionato di Serie A e poi dovremmo avere al telefono un'atleta sfortunata. La presenterò al momento che poi la regia la manderà telefonicamente in diretta. Iniziamo con il campionato di Serie A, una Juventus che non molla, la vittoria a Bergamo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per 3-1, il Napoli segue sempre a tre lunghezze, ha battuto il Chievo al San Paolo con lo stesso risultato, un risultato che comunque mette i partenopei probabilmente con un leggero vantaggio visto i prossimi impegni che hanno. Il prossimo impegno del Napoli è alla favorita allo Stadio Barbera di Palermo contro il Rosanero della presidente Zamparini. Un campionato che comunque sta appassionando, ugualmente sta appassionando il campionato inglese con questa squadra. Leicester appunto di Mister Ranieri che è primo in classifica in Premier League a 5 punti dal Tottenham, la squadra che poi ha eliminato la Fiorentina in Europa League. Campionato l'Inter ha vinto, si è ritrovata la squadra di Mancini, ha battuto il Palermo per 3 reti ad una vittoria devo dire meritata per la squadra del tecnico Mancini. Il Frosinone ha vinto, quindi si ricandida per una salvezza che avrebbe veramente dell'incredibile. Balbetta un po' il Bologna nel derby emiliano con il Carpi terminato 0-0. La Fiorentina è stata appunto scavalcata in classifica dalla Roma che non si ferma più, quindi una Roma che si è ricandidata non solo al terzo posto per accedere ai playoff di Champions League, ma che potrebbe anche tentare, perché no, agguantare il secondo posto attualmente occupato dal Napoli. Un campionato, dicevo, che appassiona, ne parleremo anche durante le prossime settimane e speriamo, insomma, che ci siano delle situazioni che contribuiscono affinché questo campionato abbiano sempre delle situazioni positive perché i gol sono tanti e Higuaín, devo dire, è sempre il capocannoniere. Ma dal calcio, ho annunciato poco fa con questo breve cappello iniziale, parliamo, io definisco di qualcosa di stranamente, tra virgolette, eccezionale. Non mi è mai capitato di poter così condurre un programma e parlare di un atleta sfortunata, la definisco perché è un atleta che ha regalato tantissime soddisfazioni all'atletica italiana, soprattutto nella maratona, perché lei è una maratoneta. Ed è attualmente ricoverata in un ospedale a Pisa. Lei è Vincenza Sicari, ricordiamo vincitrice della Turin Marathon del 2008 e con il tempo di 2:29:50 secondi conquistò la possibilità di rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Pechino, classificandosi poi al 29° posto, risultato buonissimo, devo dire, per un'atleta italiana. E io, se non erro, sta al telefono. Buonasera Vincenza. Grazie Buonasera. intanto di essere intervenuta. No, grazie a voi che mi date la possibilità. Vincenza, noi raccontare la tua storia diventa veramente difficile per me perché vorrei, insomma, che ce la raccontassi tu brevemente questo calvario che stai vivendo e perché. Poi le istituzioni sportive, almeno da quando mi sono informato io, ti hanno un po' abbandonata, no? Ma in realtà non è più così. Io ho parlato col presidente Giomi che si è subito attivato per darmi una mano. Ma la mia storia, guarda, io sono affetta da una malattia neuromuscolare che non si capisce la causa. Non si capisce la causa per colpa dei medici, che io ho avuto un tumore al timo e a seguito di quello, dopo l'operazione, ho iniziato a star male. Sono dovuta scappare da Roma perché mi prendevano per pazza e mi sono rivolta a Milano dal professor Mariani, che lui ha iniziato a seguire e a prendere a cuore questa situazione.
mi ha fatto fare due biopsie muscolari dove dicono che io ho una malattia neuromuscolare degenerativa, un quadro un po' complesso. E lui da lì ha chiesto aiuto a tutti quelli che si occupano di malattie neuromuscolari, e il problema è che tutti mi dicono vieni, che facciamo tutti gli esami da capo, poi quando io arrivo lì o non mi fanno niente o fanno di tutto per farmi passare per pazza, nonostante io sono nel letto che ormai non muovo più niente. Ecco, io nel frattempo noi stiamo parlando, stanno scorrendo delle immagini appunto che riportano un po' in questo letto di ospedale, abbiamo voluto mandarle in onda proprio per far vedere ai nostri cari telespettatori dove sei e in che condizioni sei. Sei scesa molto di peso, mi risulta. Sì, io guarda, a dicembre pesavo 40 kg, adesso non lo so. Adesso sono arrivata al punto che non muovo proprio più niente. Ecco Vincenza, sì. Ma quando prima ho iniziato sottolineando l'abbandono delle istituzioni sportive, a me risulta che tu fai parte del centro sportivo, facevi parte o fai parte ancora del centro sportivo Esercito? No, io faccio servizio adesso. Sì, guarda, quello che hai detto è vero, però praticamente il presidente, il nostro tenente colonnello Martelli, quando io ho scoperto la malattia, mi disse di rivolgermi al presidente Malagò perché lui non poteva fare nulla. E con Malagò com'è andata? Malagò si è subito interessato, si è attivato per cercare un centro per dove potessero studiare il mio caso. Come avete letto sui giornali, siamo andati a Roma, che ci avevano garantito la massima assistenza. Quando io sono arrivata lì, il primario mi ha detto che ero diventata un costo troppo oneroso per la sanità pubblica e che non era più opportuno fare nessuna indagine per scoprire il mio male. Da lì i miei legali hanno fatto una querela, hanno chiesto il sequestro delle cartelle cliniche e è stato sequestrato tutto. Sono stata trasferita a Pisa, dove sono attualmente, sta succedendo ancora peggio di Roma, perché il professor siciliano, quando mi ha visto arrivare, mi ha visitato, mi ha detto, ha sempre dichiarato che io avevo una miopatia degenerativa, che il mio quadro era complesso. Dopo, io ormai sono quasi 2 mesi che sono in un letto dove nessuno mi visita, nessuno mi fa esami, nessuno fa niente. E abbiamo fatto intervenire di nuovo i legali, i NAS, tutto quanto. Lui fino a settimana scorsa ha dichiarato questa cosa. Quando è stato chiamato dai legali, ha visto i NAS, tutto quanto, ha detto che io sono fuori di testa. Nonostante io rischio di morirgli sul letto, non c'ho assistenza. E lì abbiamo chiesto l'intervento della Lorenzin, che è intervenuta, il presidente Malagò, il presidente Giomi, e adesso stiamo aspettando una risposta da un primario che sembrerebbe essere interessato al mio caso. Insomma, è una situazione, io l'ho detto all'inizio, un po' strana e anomala, no? Nel senso che io non parlo di abbandono, perché ci mancherebbe altro, perché il presidente Malagò è una persona eccezionale. Anche nell'ambito, dopo la sua elezione, ha lavorato tantissimo. Però non mi spiego questo abbandono soprattutto morale, no? Cioè, nel senso che ci sono difficoltà perché non riconoscono questa malattia. Muovi solo le braccia, le condizioni fisiche. Sì, ma purtroppo da quando ho fatto il filmato 15 giorni fa la situazione peggiora sempre di più. Io veramente rischio veramente di morire senza una diagnosi. La cosa peggiore è che continuano, nonostante sono venuti in NAS di Livorno, nonostante stanno intervenendo i legali, il presidente Gio, a voler farmi passare per pazza, con due biopsie positive e degli esami fatti da loro positivi. Io ho una risonanza muscolare che dice che ho una malattia ai muscoli. Certo. Questo professor siciliano ogni giorno ci prende in giro, un giorno mi dice che mi fa la biopsia, il giorno dopo no, il giorno dopo sì. Io ho registrazioni che abbiamo dato ai NAS, mettono veramente i brividi per quello che dice questo professore. Io quindi, veramente non. Vincenza, ma occupare un letto in ospedale a Pisa, non sei visitata da nessun medico? No, io sono due, io mi ha visto il professor siciliano quando sono arrivata qui il 12 di gennaio, siamo quasi a 2 mesi e nessuno mi ha mai più visitato. Solo la settimana scorsa, perché ho avuto una febbre altissima,
Però basta, io sono 20 giorni che non faccio un esame, a parte gli esami perché ho avuto questa febbre. Sono completamente abbandonata. Adesso loro, non lo so, domani interverranno ancora i legali, non sappiamo Certo. veramente più cosa fare. Sì, L'unica ma cosa, stiamo aspettando queste risposte da questo primario e da un centro all'estero dove mandare le mie biopsie. senti, ma invece per quanto concerne proprio la degenza che stai trascorrendo a Pisa, loro neanche una lettera di dimissioni però, cioè ti tengono lì, dicono che sei pazza, ma nel contempo non ti visitano e non ti dimettono. Com'è la storia? Perché sanno che comunque non mi possono dimettere, perché dove, in queste condizioni dove vado? Poi comunque adesso con l'intervento dei NAS e tutto quanto, sequestreranno le cartelle, io adesso non so veramente come Ah, andrà a certo. finire. L'unica cosa che il professor siciliano, che è quello che comunque sta seguendo il mio caso qui, so che sta parlando con un medico di Bologna, il professor Liguori, che sembrerebbe essere disponibile, ha dato la sua disponibilità alla Lorenzin e al presidente Giomi di prenderli, però non si sanno i tempi. È mortificante questo per un atleta, insomma, io ho letto il curriculum, un bel curriculum da atleta e questa partecipazione alle Olimpiadi di Pechino è uno dei più bei ricordi di Vincenza Sicari o adesso è più importante ricordare quando Ma io starai credo bene? che se trovo questa forza per andare avanti, a parte grazie a tutti i miei amici podisti, sono veramente tanti che mi supportano, mi vengono a trovare, mi stanno vicino e poi penso che essere stata un'atleta a un certo livello mi ha insegnato tanto, forse la grinta che avevo quando correvo mi sta aiutando in questa battaglia. Tante volte mi verrebbe voglia di lasciare tutto, di mollare, però poi la voglia di vivere è tanta, quindi pretendo e voglio una risposta, perché Certo, come ho sempre detto non ho una malattia rara come vogliono far credere loro. è un tuo diritto, io penso questo, di avere delle risposte in merito perché in Italia è un paese garantista, quindi io penso che sia nell'ambito della giustizia, sia nell'ambito della sanità, in modo particolare maggiormente per una cittadina italiana, sia un dovere da parte di tutta l'equipe medica di ospedali italiani di dare delle risposte. Mi dispiace solo che questa patata bollente però se la sono giocati un po' male. Ecco, io faccio un po' giornalista, no? Che va all'interno della notizia, nella profondità della notizia. Peccato che siamo un po' lontani, Orte Pisa, però chissà. Però dico, i giornali, i media ne stanno parlando. Io penso Sì, che guarda, ci poi io avrei dovuto fare ieri la trasmissione con le storie vere e sì. non hanno autorizzato le La in telecamere a entrare qui dentro. ospedale, è Ho contatti certo. con la DURSO, ho contatti con le Iene, però Ho speriamo capito. domani di ottenere qualcosa con il mio legale, però adesso guarda, la cosa fondamentale per me è riuscire a trovare un centro che prenda a cuore questa situazione, che sia Certo. in Italia, in Germania. Voglio, ti ripeto, voglio una risposta, bella o Ritornare a brutta che sia. vivere, ritornare a vivere. E forse sicuramente insegnare anche ai giovani la maratona, no? La maratona che è nel tuo DNA, questa tua passione. Tu sei sposata, vero Vincenza? Sì, sono divorziata. Ah, e quindi insomma hai avuto anche questa esperienza. Io ti auguro tutto il bene possibile e immagino. Io ti seguirò, noi ti seguiremo, anche se Grazie poi come abbiamo fatto sul nostro quotidiano online, il giornale dello sport, abbiamo pubblicato negli editoriali un po' la storia di Vincenza con un video molto toccante, è proprio il video appunto dell'ospedale di Pisa, dove si vede Vincenza, insomma, che è molto dimagrita. Ma noi ti auguriamo veramente tanta, tanta, intanto tanta forza, siamo vicini con te. Grazie Ecco, un abbraccio sincero, noi ci sentiremo telefonicamente, se mi permetti vorrei telefonarti per sentire la tua voce e per sapere come stai prima di tutto, ecco, va bene? Va benissimo, grazie mille. Vincenza, un abbraccio, grazie, buona Grazie a serata, voi. in bocca al lupo, Grazie, ciao. grazie. E
a 2 giorni dalla festa della donna, questa era, insomma, ed è una storia che lascia un po' basiti, particolarmente basiti. Pensate, no? Non si riesce a capire la tipologia di questa malattia, però è malata. Il presidente del CONI Malagò, che si è adoperato, però ci sono anche altre situazioni che si potrebbero mettere su, no? Perché via, non voglio entrare in merito, però insomma io non vedo quale ostacolo possa fermare un'istituzione civile, parlo del governo, oppure un'istituzione sportiva che il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, davanti a un atleta che ha indossato la maglia azzurra. Io non gliel'ho fatta questa domanda a Vincenza, perché poi probabilmente la potevo anche far un po' così rattristire, perché probabilmente perché non ha vinto mai nessuna medaglia olimpica, allora che non viene trattata al pari di altre atlete o altri atleti. Forse perché la cassa di risonanza non è quella di un campione olimpico, e probabilmente, insomma, i media pure probabilmente sfruttano anche noi. Io mi è capitato proprio così per caso di andare su delle news e leggere questa storia, non ero al corrente, però l'ho approfondito subito, e già il fatto che all'interno di un ospedale, in un letto di ospedale, questa donna pesa appena 40 kg, pensate, c'è qualcosa che non va. Quindi, almeno io personalmente, da questi studi, vorrei fare un appello per chi poi vedrà il programma o il contatto con noi direttamente, come questa sera, per cercare di risolvere questo problema di Vincenza Sicari. Ma non finisce qui, perché poi le donne, appunto 2 giorni fa, l'8 marzo, una ricorrenza per i diritti delle donne ottenuti nell'ultimo secolo. Pensate, questo 8 marzo la prima volta fu festeggiato il 28 febbraio, però era il 1909. Una discriminazione che le donne hanno dovuto subire, poi certamente si sono affermate in tutti i campi, tutti i settori, donne manager, insomma, ci abbiamo veramente di tutto e di più, anche all'interno della politica, non solo italiana, ma soprattutto in quella europea. Però c'è un altro gruppo di donne che ha inteso proprio dimostrare e far valere i propri diritti, scrivendo al presidente del CONI Malagò, chiedendo proprio di cambiare all'interno dei regolamenti proprio l'intenzione nella giornata internazionale della donna di 2 giorni fa, perché c'è questa squadra di rugby, è una squadra di rugby romana, che è la All Raids Rugby Roma, e l'appello è stato lanciato al presidente del CONI Malagò di modificarne il regolamento, segnalato anche sul sito change.org. È aperta una petizione proprio perché vogliono che il regolamento ammetta le donne allo sport professionistico. Quindi diciamo che ancora c'è qualche pregiudizio da scavalcare nell'ambito femminile, no? Quindi queste ragazze, appunto, del All Reds Rugby Roma hanno lanciato questo appello al presidente del CONI affinché si cambi il regolamento. Le donne sono ancora escluse dal professionismo sportivo, quindi dilettantismo ancora esiste, è un pregiudizio che queste ragazze non accettano. Ma io così, ecco, spassionatamente, se voi andate sui motori di ricerca di Google, potete tranquillamente trovare, se cliccate al Reds Rugby Roma, anche come firmare questa petizione, che è su www.change.org /CONI. Potete firmare questa petizione e aiutare, appunto, queste ragazze a trovare una propria identità nel mondo dello sport.
Detto questo, passiamo invece allo sport, quello giocato, nel senso che cosa è successo in questo weekend dei club, delle società coinvolte nei vari campionati della nostra città. Ecco, il calcio a 5, la Serie B, la 19ª giornata, i risultati. Palombara batte Ciampino 4-2, a Isernia BEA Orte batte Isernia 7-4, Marconi Roma Torino non è stata giocata, Ostia batte Saviano 8-3, Fondi batte Eboli 7-2 ed infine la vittoria di Campobasso 5-3 a Salerno. La classifica. In testa la Marconi 41 punti, Ciampino 38, BEA Orte Ostia 37, Eboli 33, Fondi 28, Palombara 27, Isernia 22, Roma Torrino 20, Saviano 18, Salerno 10, Campobasso 9 punti. Dal calcio a 5 al campionato pallavolo Serie B2 i risultati a Perugia, Chieti batte Perugia 3-2. Ascoli batte Orte 3-1, Ancona batte Orvieto 3-0, Osimo fuori casa batte Appignano 3-0, a Isernia Città di Castello batte Isernia 3-0, Montorio batte Foligno 3-0. La classifica in testa Ancona 37, Città di Castello 36, Offi d'Ascoli 35, Osimo 31, Perugia 30, Montorio Teramo 27, Appignano 24, Orvieto 21, Isernia 19, Orte Chieti 13, chiude il Foligno con 2 punti. Campionato Promozione Umbra, qua 24ª giornata, i risultati: AMC 98 batte Fulginium 1-0, Bevagna batte Arrone 2-1, Ducato batte Campitello 4-2. Assisi batte fuori casa GM10 1-0, Gualdo Bastardo Nestor 2-0, Nocera Umbra Amerina 2-0, Olimpia Tirus Clitunno 1-1 ed infine il pareggio tra Orvietana e Atletico Orte. La classifica, ancora Atletico Orte in testa 51 punti, a 4 lunghezze 47 Campitello, Gualdo Bastardo Orvietana 45, Ducato 42, Assisi 40, Nocera Umbra 39, Clitunno 31, AMC 98, Nestor Amerina 29, Olimpia Tirus 24, Bevagna Arrone 20, Fulginium 19, chiude la GM10 con 15 punti. Risultati, 22ª giornata, campionato prima categoria Girone Lazio. Risultati, Capranica batte Tuscania 5-0. Canale Monterano fuori casa batte Fidel Cimini 3-2. Maglianese Bagnaia non è stata giocata. Ortana Piano Scarano 1-1. A Tarquinia, Bomarzo batte Tarquinia 2-0. Valentano batte Ischia di Castro 4-1. Vasanello Foglianese 0-0. Pilastro Montalto 3-1. La classifica in testa Canale Monterano 56, a 3 lunghezze Capranica 53, Maglianese 45, Bomarza 38, Pilastro 37, Fidel Cimini 35, Tarquinia 31, Vasanello 30, Bagnaia 29, Valentano 26, Foglianese 24, Montalto Piano Scarano 23, Tuscania 20, Ortana 7, Ischia di Castro chiude a 6 punti. L'ultima notizia riguarda una cosa molto importante perché il 12 e il 13 marzo nelle piazze principali si possono acquistare le uova di Pasqua per contribuire all'iniziativa dell'AIL, un'iniziativa molto lodevole per raccolta fondi nelle piazze italiane e tutto questo grazie anche alla generosità dei sostenitori dell'associazione e all'opera di tutti i volontari per il sostegno degli organi di informazione che hanno partecipato a questa campagna raccolta fondi. Quindi ricordate il 12 e il 13 marzo in tutte le piazze italiane acquistiamo queste uova a favore dell'associazione AIL, l'Associazione Italiana Contro le Leucemie, Linfomie e Mieloma. Questa era l'ultima notizia con lo sport. Ringraziamo ancora Vincenza Vicari per la sua partecipazione al programma. Io vi rinnovo l'appuntamento come sempre
alla prossima settimana. Vi invito sempre a rimanere sulle nostre frequenze per i programmi di Teleorte. Un abbraccio, la più cordiale buona serata da parte di Rosario Murro.